Ciao ragazzi, quest'oggi volevo farvi vedere per quanto riguarda l'HTML Scribe Easy alcune feature relative al pennino, no, al pennino. Questo sarebbe il pennino. Purtroppo non abbiamo la possibilità di agganciarlo all'interno del dispositivo, un po' stile il Note 3, però il Note 2, scusatemi, siccome ho avuto un po' di notizie sul Note 3, ma non posso dire nulla. E ora ero un attimo settato sul nuovo dispositivo di casa Samsung. Detto questo, il dispositivo è questo qui, quindi il dispositivo con il quale il pennino andiamo ad utilizzare sullo schermo. Viene utilizzato praticamente come se fosse un dito, solo è il pennino praticamente. Funziona benissimo, non ha alcun tipo di abbiamo alcun tipo di problema, anzi, ci permette di avere anche una buona precisione nell'andare a cliccare. L'unica cosa, l'unica pecca che abbiamo visto dal punto di vista dell'utilizzo del pennino è che praticamente Alcatel comprende solo due applicazioni che riguardano l'utilizzo di questo pennino, un po' poche, considerando che questo dispositivo appunto si chiama Scribe Easy, quindi ci attendevamo almeno un pacchetto, una suite di applicazioni utilizzabili esclusivamente, non dico solo con il pennino, però magari ad hoc per questo tipo di appunto di aggeggio, chiamiamolo così. Buona anche la possibilità però di poter utilizzare il pennino sui tasti soft touch, tranquillamente può essere usato. Allora andiamo a vedere, diciamo, queste due applicazioni che possono essere usate con appunto il pennino. Direi che questo è Scribe Calculator, facciamo per esempio esercitazione. Ecco, vi faccio vedere un pochino come una sorta di tutorial su come funziona il MyScript Calculator e poi lo andremo a vedere. È carino, mi ricorda un pochino il discorso di Samsung, però comunque devo dire che non è male per niente questo tipo di applicazione. Per esempio, io voglio scrivere 18 più 7 uguale e vabbè, ok, ora non l'ha capito. Facciamo che giriamo lo schermo, così ho più schermo per scrivere. Io scrivo un po' grande, perdonatemi, ma è questa la mia scrittura. Vi avvicino anche un pochino la telecamera e riprovo a riscrivere 18 più 7. Ecco, mi esce fuori appunto 25. Praticamente questa è l'applicazione per quanto riguarda lo Scribe Calculator. Invece, per quanto riguarda lo Scribe Note, praticamente abbiamo la possibilità di scrivere direttamente con il pennino a mano libera. Quindi possiamo sia utilizzare la tastiera, come sto facendo in questo momento, ed è utilizzabile anche la tastiera con il pennino. Quindi diamo l'ok, facciamo fine, diamo l'ok. Bene, e poi possiamo praticamente iniziare a scrivere su questo foglio di quaderno. E quindi ora lingua attiva è in inglese, non capisco il perché. Un attimo, vabbè, penso che funzioni lo stesso. Ecco, io vado a scrivere. No, non fate caso alla mia scrittura che è bruttissima. Ecco, lui ora capisce in inglese. Allora scriviamo in inglese, per esempio scriviamo hi. Vediamo un po' se me lo capisce. Perfetto. E lui mi mette praticamente direttamente la scrittura, diciamo, in stile computer. Quindi, per esempio, possiamo scrivere. Vediamo un po'. I go, io vado, vediamo un po'. Hi, I go. Vabbè, tu sì, vabbè, non l'ha capito. Ma comunque, diciamo, questo è il discorso. Possiamo quindi andare anche poi a cancellare. Possiamo andare ad utilizzare direttamente la scrittura con la penna, quindi senza andare ad utilizzare la traduzione, diciamo, non traduzione, la trasformazione, ecco, più giusta la trasformazione in caratteri da computer. Possiamo poi andare invece ad fare questi cerchi per andare appunto a selezionare il testo scritto. Possiamo importare immagini, fare sfondi e quant'altro e poi creare altre pagine. Questo, diciamo, è quello che si può utilizzare
che si può fare appunto con l'utilizzo del pennino. Sono queste infatti le uniche due applicazioni che devo dire sono comunque carine, ma forse un po' pochine, che ha inserito Alcatel con l'utilizzo appunto del pennino. Bene ragazzi, allora direi che ci possiamo salutare qui. Ringrazio i vari lettori di androidblog.it e ci vediamo alle prossime recensioni e focus sui vari dispositivi. Ciao a tutti!